Dalla lettera agli Ebrei. Dio, che molte volte e in diversi modi nei tempi antichi aveva parlato ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente in questi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che ha stabilito erede di tutte le cose mediante il quale ha fatto anche il mondo. Egli è irradiazione della sua gloria e impronta della sua sostanza, e tutto sostiene con la sua parola potente. Dopo aver compiuto la purificazione dei peccati, sedette alla destra della Maestà nell'alto dei cieli, divenuto tanto superiore agli angeli quanto più eccellente del loro è il nome che ha ereditato. Anche noi, dunque, circondati da tale moltitudine di testimoni, avendo deposto tutto ciò che è di peso e il peccato che ci assedia, corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, colui che dà origine alla fede e la porta a compimento. Eccoci di nuovo insieme, cari amici di Padre Pio TV, assieme a Fra Maurizio Placentino, alla scoperta delle figure che si sono fidate di lui. Mi fido di te, appunto, è il programma che stiamo intraprendendo in questi giorni. E quest'oggi vogliamo arrivare ad una figura che, come dice la lettera agli Ebrei al capitolo 12, è l'autore e il perfezionatore della nostra fede, Fra Maurizio. Sì, ecco, arriviamo al culmine un po' del nostro cammino, anche se poi proseguiremo. Sì, esatto, la lettera agli Ebrei definisce Gesù autore e perfezionatore della fede. È un po' la lettera agli Ebrei, forse abbiamo rubato l'idea alla lettera agli Ebrei, che proprio nel capitolo 12 fa quello che stiamo facendo noi, no? La carrellata di questi personaggi dell'Antico Testamento che per fede hanno fatto delle scelte, hanno affrontato delle difficoltà, hanno messo la loro vita a disposizione di Dio. Ecco, la lettera agli Ebrei quasi ci fa capire che è la fede alla fine che porta avanti la storia. La lettera agli Ebrei in quel capitolo proprio questo ci dice: la fede porta avanti la storia e porta a questo punto, al punto massimo, cioè alla venuta del Signore Gesù, l'autore e il perfezionatore della fede. Quindi, Fra Maurizio, Gesù è autore e perfezionatore della nostra fede. Vogliamo chiarire il significato di questi due termini? Sì, beh, forse ci vorrebbe qualche trattato di esegesi, ma cercheremo, ecco, di meditare sopra queste due parole in maniera molto semplice. Penso che possiamo intendere in questo senso queste due parole, autore e perfezionatore della fede. In un certo senso, ecco, Gesù è l'inizio e la fine della fede, l'alfa e l'omega, come dice lui stesso. E quindi da Gesù parte la fede. Vorrei forse rendere questa idea con questa immagine. Tutti quanti abbiamo visto, forse abbiamo partecipato, a me è capitato di partecipare quando ero ragazzino, alla staffetta, no? Alla gara della staffetta. Ecco, si parte da un punto che poi diventa comunque il punto di arrivo. Un po' la fede è così. Parte da Gesù, ecco, il cristiano, il giovane che si mette a seguire Gesù, parte da lui, da un incontro col Signore Gesù, da una parola che ha ricevuto dal Signore Gesù e ha come punto d'arrivo Gesù stesso. Ecco, il cammino di fede non è altro che un tornare, possiamo dire, a Gesù. Quindi Gesù è autore, nel senso che è all'inizio della fede. E la lettera agli Ebrei ci dice all'inizio della fede, non a partire dai primi anni dopo Cristo, ma da prima, dall'inizio. Infatti Gesù stesso dice: Abramo ha desiderato vedere il mio giorno, il mio arrivo, perché Gesù è colui che prende la benedizione di Abramo, quella benedizione che era riservata al popolo di Israele, e la estende a tutti gli uomini. Può aiutarci a capire questo, notare il Vangelo di Luca. All'inizio del Vangelo di Luca c'è l'episodio di Zaccaria che riceve l'annuncio della nascita di Giovanni mentre è al Tempio, sta officiando al Tempio e la gente è fuori perché aspetta la benedizione. Sappiamo che Zaccaria diventa muto dopo la visione dell'angelo e non può dare quella benedizione che il popolo aspettava. Ecco, quella benedizione mancata la darà Gesù alla fine del Vangelo, dopo l'ascensione. Gesù benedice i suoi. Ecco, in Gesù quella benedizione che era riservata al popolo di Israele è benedizione per tutti noi, per tutto il mondo, per tutti gli uomini. Ecco, in questo senso è l'autore. Perfezionatore
Perché? Perché possiamo dire che fino a Gesù, sempre la lettera agli Ebrei ce lo dice, ci sono stati coloro che ci hanno parlato di Dio, dei messaggeri che ci riferivano in un certo senso notizie su Dio o quello che Dio diceva. In Gesù abbiamo una novità assoluta, è Dio stesso che si comunica. Ecco, quella nuova alleanza annunciata da Geremia, la nuova alleanza scritta nel cuore degli uomini, in Gesù si realizza, perché adesso è Dio stesso che ti viene a parlare, che ti viene incontro e con il quale tu puoi interloquire. Volendo un po' parafrasare anche la lettera agli Ebrei, sempre al capitolo 12, c'è magari questa linea ipotetica del traguardo che è Gesù Cristo, ci siamo noi che corriamo, e questa schiera di testimoni, come dice proprio la lettera stessa, che ci sostengono quasi come a voler fare il tifo per noi. Sì, esatto, dopo aver fatto quella carrellata, l'autore dice proprio, ecco, con questa schiera di testimoni che abbiamo intorno, corriamo anche noi, con lo sguardo fisso su Gesù. Ecco, forse l'autore della lettera agli Ebrei, oggi sarebbe stato uno che seguiva molto lo sport, no? Un Cronista. cronista, perché usa proprio questa immagine sportiva, quasi che Gesù è il mister, no? Tu sei in campo, devi giocare la tua partita, tieni lo sguardo fisso su Gesù, lui ti dà le indicazioni, lui è il tuo punto di arrivo. E intorno hai tutti questi testimoni, tutti coloro che ti hanno preceduto e in un certo senso fanno il tifo per te, perché anche tu possa giocare la tua partita e vincere. Volendo tenere anche uno sfondo sportivo, poi San Paolo stesso dirà: ho combattuto la buona battaglia, ho conservato la fede. Sì, anche San Paolo usa molto le categorie sportive per descrivere la fede e la vita, ma tutto sommato è così, no? Lo sport poi è un paradigma della vita di ogni giorno. Quindi, Fra Maurizio, come San Paolo, anche Padre Pio può essere un grande testimone di battaglia vinta, se vogliamo. Sì. Forse possiamo leggere anche la vita di Padre Pio in chiave sportiva, ecco, per essere un po' leggeri, diciamo. Mi viene in mente uno dei mosaici della rampa che conduce alla tomba di Padre Pio. C'è un mosaico dove Padre Pio è raffigurato con l'arcangelo Michele che affronta il male, no? Tutto sommato la vita di Padre Pio è stata una continua battaglia, una continua gara nella vittoria contro il male. Innanzitutto il male che lo ha attaccato personalmente, pensiamo a quanta sofferenza anche Padre Pio ha dovuto subire, a quante incomprensioni, a quanti attacchi anche fisici da parte del maligno, ma anche il male che attaccava i suoi fratelli. E possiamo pensare a due opere grandi di Padre Pio, la Casa Sollievo della Sofferenza, dove Padre Pio si è impegnato a vincere il male fisico, il male che attacca il corpo, il male che attacca la vita dei fratelli, e poi i gruppi di preghiera, il male morale, il male che attacca la società, il male che attacca le scelte degli uomini. Ecco, Padre Pio è stato impegnato in prima linea in questa battaglia. Ed ecco, possiamo dire che Padre Pio ha combattuto la sua buona battaglia, ha vinto perché si è stretto forte a Gesù. Anche lui ha trovato coraggio e forza anche guardando a tanti esempi che prima di lui hanno vissuto questa battaglia, hanno vissuto la fede, hanno vissuto anche la gioia dell'incontro con il Signore Gesù. E oggi Padre Pio è uno di coloro che dagli spalti, possiamo dire, fa il tifo per noi, ci incoraggia nella nostra lotta, nella nostra battaglia e forse anche nei momenti specialmente in cui le ferite diventano particolarmente profonde o particolarmente forti, particolarmente si fanno sentire. Padre Pio è lì a dirci che possiamo farcela, che come lui anche noi abbiamo dalla nostra parte Gesù e se Dio è con noi, chi può essere contro di noi? Come dice San Paolo, anche Padre Pio ha ricevuto la corona di gloria, basti pensare al bellissimo mosaico del santuario di Santa Maria delle Grazie. Esatto, quella corona che poi lui consegna alla Vergine Maria in maniera così proprio filiale. Grazie mille, Fra Maurizio, e arrivederci a domani. A domani.